Paolo Bertagni, presidente di Guida Viaggi e patron dell'evento Discovery Italy qui a Sestri Levante, che è giunto all'ottava edizione. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Allora, siamo arrivati appunto all'ottava edizione, un'edizione sempre in crescendo, e quali sono le particolarità di quest'anno? Ma direi due sono le particolarità. La prima è che abbiamo sempre più regioni italiane a presentare il proprio prodotto turistico. Quest'anno abbiamo una new entry che è l'Abruzzo e abbiamo due regioni che per motivi loro burocratici e amministrativi l'anno scorso non avevano potuto partecipare, che sono Piemonte e Campania, che quindi si aggiungono già alla nutrita schiera di regioni presenti. E la seconda, quest'anno abbiamo un nutrito gruppo, quindi un focus dedicato ai buyer statunitensi, quindi compratori che arrivano da un mercato molto interessante, sicuramente per la Liguria, ma non soltanto per la Liguria, perché è un mercato che è stato fermo per parecchi anni causa Covid e che finalmente sta riprendendo e sta riprendendo alla grande. Ecco, dall'Alto Adige, Valle d'Aosta, fino alla Calabria, alla Puglia, ecco, ci sono un po' tutte le regioni con tutte le loro particolarità. I buyers a che cosa sono interessati particolarmente in questo evento? Allora, il nostro evento è un evento trasversale a tutti i turismi, come si suol dire adesso, perché ormai i verticali del turismo sono talmente tanti che si potrebbero fare degli eventi dedicati per ciascuno. E il nostro è un evento trasversale, quest'anno abbiamo comunque un focus sulla parte artistica culturale, sulla parte enogastronomica e sulla parte dell'outdoor, che sono i tre principali, diciamo, mainstream di quest'ultimo periodo. Perfetto, per quanto riguarda il proseguio di questo evento, che durerà ancora domani, poi per il prossimo anno avete già una data? Ci saranno novità? Allora, sì, proseguirà domani. L'anno prossimo torneremo alle nostre date, diciamo, usuali, ovvero fine marzo, per esattezza 27-28 marzo 2025. Novità per il momento sono in cantiere, nel senso che ci stiamo lavorando. Perfetto, allora buon proseguimento di evento e ci vediamo poi per la prossima edizione. Grazie Paolo. Grazie.